Le locali dello spaccio Chiali Vision Codogné, in maglia bianca e pantaloncini azzurri, guidate da Mauro Grando e Lorenzo Bacicchet, schierano il capitano Sara Lorenzona alzatrice, Claudia Panighello opposto, Elisa Dalmas e Chiara Favaro schiacciatrici, Eva Baldessin e Claudia De Pizzol centrali, Rossana Zaia libero. Le ospiti del New Volley Vicenza Est, in maglia azzurra, allenate da Andrea Gennari e Claudio Vivian, giocano con Giorgia Chiarello alzatrice, Giada Marcolongo opposto, il capitano Serena Spagnolo e Anna Fanchin schiacciatrici, Laura Gaeta e Chiara Battistini centrali, Alessandra Campagnolo libero. I ripetuti errori in attacco delle vicentine favoriscono Codogné, che scatta sul 5-2, allungando poi sull'11-5 grazie ai contrattacchi vincenti di un'ispirata Chiara Favaro. Buono l'apporto in prima linea di De Pizzol e Dalmas. Le ospiti lottano con tenacia, vanno a segno con la Marcolongo positiva anche a muro e in contrattacco con la Spagnolo, riducendo il gap a meno 3 sul 16-13. Ma Codogné riprende a macinare punti con l'ace della Dalmas e con le micidiali conclusioni di De Pizzol e Favaro, prendendo il volo sul 23-16, chiudendo quindi scioltezza il primo parziale sul 25-17 grazie all'incauto quarto tocco delle vicentine. Coach Gennari inserisce la centrale Valeria Lunardi impiegando la Battistini nel ruolo di opposto in luogo della Marcolongo. Dopo una fase iniziale equilibrata, lo spaccio Chiali Vision guadagna un margine di 2-3 punti sfruttando gli errori della ricezione vicentina. Il New Volley resta in partita grazie alle efficaci azioni veloci della Gaeta ben servita da Giorgia Chiarello. Ma il Codogné fa valere la solidità del muro e il maggior tasso tecnico delle proprie attaccanti, con Panighel e Dalmas in grande condizione. Il temibile servizio in salto di Elisa Dalmas buca la seconda linea vicentina, proiettando sul 18-11 le locali, che poi deliziano il caldo pubblico con la fasta a tutto braccio della Baldessin. Le ospiti sbagliano in battuta spianando la strada alle bianco-azzurre. La talentuosa Panighel e l'esuberante Dalmas perforano ancora la difesa avversaria ipotecando la frazione ed è proprio la giovane banda numero 11 a firmare il set point per lo spaccio Chiali con un tocco morbido sulle mani del muro. Andrea Gennari opera altri cambi, spostando in banda la Marcolongo in coppia con la Spagnolo e utilizzando la Fanchini in posto 2. Il libero Federica Ceron subentra alla Campagnolo. Qualche attacco errato del Codogné manda le ospiti sul 6-3, ma la risposta delle trevigiane è vigorosa. Con un controbreak di 7 punti, le atlete di Mauro Grando scavalcano di slancio il New Volley sul 10-6. Poi forzano la battuta con Dalmas, mettendo in crisi la ricezione avversaria. Le vicentine resistono fin sul 15-11 quando il servizio della Lorenzon e le bordate della Panighel producono lo strappo decisivo. Le ospiti si disuniscono in ricezione mostrando preoccupanti svarioni in fase di impostazione, mentre il Codogné innesta il turbo e va a segno col servizio vincente di Chiara Favaro e con due micidiali contrattacchi dell'ottima Claudia Panighel, l'ultimo dei quali dà il match point allo spaccio Chiali Vision, fissando sul 25-12 il finale del terzo set. Questo campionato per noi si è concluso con una retrocessione, purtroppo. Dobbiamo però anche dire che è stato comunque positivo perché c'è un gruppo che, nonostante non avesse sulle gambe la categoria, ha cercato comunque in tutti i modi di mantenere, di tenere con la grinta, con l'entusiasmo qualsiasi partita, qualsiasi pallone che arrivava. Siamo comunque soddisfatti perché è stata comunque un'esperienza positiva, si vede in Serie C una bella pallavolo e comunque siamo contente del gruppo, di quello che abbiamo formato. Certo, la nota negativa è l'altra retrocessione, però insomma c'è chi sale, c'è chi scende. Una stagione negativa dal punto di vista dei risultati, sapevamo che era una stagione comunque in salita. Abbiamo rispettato le scelte che la società ha voluto fare inizio stagione. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, indubbiamente l'impegno che le ragazze ci hanno messo durante tutto il corso della stagione, anche se nella parte finale la mancanza di risultati si è fatta un po' sentire. Vorrei ringraziarle pubblicamente per l'impegno che hanno profuso. Con qualcuna c'è stato qualche momento magari di malumore, ma in una stagione così difficile dal punto di vista dei risultati è anche comprensibile che questo accada.
è l'ultima partita, un mio ringraziamento a loro, grazie anche alla società per quello che ha provato a fare. Speriamo che gli errori commessi siano un buon tesoro per il futuro da parte della società. Finalmente siamo riusciti ad ottenere questa salvezza, anche se proprio alla fine del campionato. Inizialmente forse peccavamo un po' di inesperienza, viste le tante giovani e quel poco che eravamo riusciti a giocare negli anni passati. Poi pian piano siamo riusciti a trovare il ritmo di gioco tra di noi, la squadra ha iniziato a crescere e finalmente, verso però purtroppo la fine del campionato, siamo riuscite a dare i risultati che auspicavamo. Sono troppo felice per fare un discorso serio. Comunque, diciamo che dall'inizio del campionato siamo migliorate tantissimo, anche soprattutto sotto il punto di vista della continuità del gioco. E l'attacco in banda è migliorato molto, infatti all'inizio avevamo delle difficoltà con gli attaccanti, con le bande, mentre adesso i loro punti li fanno anche loro. E anche i palleggiatori sono diventati più precisi rispetto all'inizio. E questo insomma è fondamentale. Stasera voglio vedere solo il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo festeggiare la salvezza, festeggiare che nelle ultime 5-6 partite abbiamo messo in difficoltà anche le squadre in prima, seconda e terza classificate, e quindi stasera festeggiamo. Da domani sicuramente vedrò il bicchiere mezzo vuoto, perché non è possibile un'annata così. Partiti molto bene, crollo a metà campionato e ripresa a fine campionato. Abbiamo nel settore giovanile la finale domani dell'Under 13, la finale provinciale. Anche lì è una grande soddisfazione, perché è il secondo anno consecutivo che queste ragazzine arrivano in finale. E poi sicuramente, se perdiamo o vinciamo, siamo nel torneo regionale, e anche questo è una bella cosa.